Piero Giarratana, presidente della Proloco di Noto e anche della Proloco provinciale. Allora a Taurianova per portare il testimone dell'infiorata di Noto. Senz'altro, noi stiamo esportando, diciamo, la nostra infiorata qua a Taurianova, grazie anche ai primi accordi che ci sono stati fatti con la Proloco di Taurianova, che i primi contatti sono stati fatti con i soci della Proloco e con la nostra associazione. Abbiamo fatto il primo gemellaggio e sono venuti tutti a Noto. Io ringrazio senz'altro sia Nello, il segretario, che il presidente, e poi siamo orgogliosi anche perché effettivamente ci stiamo trovando bene qua nella vostra città. Che dire? Grazie, spero che apprendiate ben presto l'arte dell'infiorata, perché è una bella cosa fare infiorata. Il fiore esprime il tutto. Noi l'abbiamo appresa da quelle di Genzano e così piace esportarla pure noi verso altre città. Vincenzo Ruberto, presidente regionale delle Proloco, Umpli. Una bella iniziativa a Taurianova e la Proloco c'è? Sì, la Proloco c'è. C'è per queste iniziative dove devono risaltare gli aspetti positivi della gente di Calabria, c'è per tante altre cose, ma questa è un'iniziativa un po' particolare, perché sono delle esperienze che ci sono in altri posti, soprattutto per quanto riguarda la cittadina di Noto, dove ha creato veramente uno sviluppo turistico notevole attraverso questo tipo di manifestazione. Incominciare qui in Calabria dalla Proloco di Taurianova porterà tanti e tanti benefici anche a tutta la comunità di Taurianova e non solo. Io oggi vedo qui presenti anche tante altre persone che sono venuti appunto da fuori, da comprensori, e questo non potrà che portare benefici a tutta la comunità. Sindaco Fabio Scionti, un'iniziativa della Proloco lodevole perché movimenta un po' la città e anima un po' anche i cuori. È vero, è un'iniziativa molto bella. Io ho vissuto la serata di ieri nella costruzione, se così si può dire, dei bozzetti, ed è stata veramente una bella esperienza vedere gli artisti di Noto e i nostri giovani, e non solo giovani, che lavoravano per queste bellezze che si possono ammirare per questi due giorni a Taurianova. È veramente una cosa esemplare da prendere come esempio. E poi la cosa bella che dico, cioè, Taurianova è in movimento. Oggi basta girare per Taurianova e vedere quanto è bello creare con poco. Questo però non è poco, e la gente ha voglia di uscire e nello stesso tempo trovare arte e cultura in questa iniziativa. Quindi grazie alla Proloco e buona visione a tutti di questa bellezza. Grazie. Una kermesse che sinceramente ci lascia sbalorditi in maniera chiaramente positiva, perché io sono appena arrivato e ho già iniziato a apprezzare il lavoro immane che sono riusciti a fare gli amici della Proloco, e l'idea di essere stati supportati dagli artisti, coloro i quali hanno inventato l'infiorata, gli amici di Noto che sono venuti qui a Taurianova la mano di questi giorni per collaborare, devo dire anche in maniera autorevole, e trasferire messaggi positivi, non solo insegnare agli amici di Taurianova come, insomma, trattare il fiore per realizzare queste scenografie bellissime. Guardate, io c'è un'immagine, credo non dimenticherò mai, che ho avuto modo di apprezzare e di vedere in queste ore attraverso Facebook, che è l'immagine delle ragazze, delle donne, ma non solo delle donne di Taurianova, anche degli amici di Taurianova, che sono inginocchiati a terra con le mani sporche per realizzare queste scenografie. Io credo che il messaggio bello, positivo che debba assolutamente passare è proprio questo, cioè i cittadini di Taurianova che si inginocchiano al proprio paese, che si sporcano le mani per realizzare qualcosa di bellissimo, per far sì, insomma, che possa essere apprezzato da chi poi deve arrivare da fuori ed apprezzare questi capolavori. E quando sono arrivato ho posto una domanda agli amici della Proloco: da quant'è che Taurianova non viveva dei momenti così, insomma, colorati, con un clima così festoso? La risposta è stata, diciamo, secca, dicendomi da molto tempo. Ecco, io credo che questa è la strada giusta, la strada maestra che bisogna perseguire. La componente Proloco credo stia facendo un lavoro veramente straordinario, quindi grande merito a loro, anche il supporto dell'amministrazione comunale che non è mancato, insomma, lodevole anche questa sinergia. Io credo che se in questa direzione si continua, Taurianova può tranquillamente ritornare ai tempi, insomma, che furono, quei tempi positivi dove Taurianova era baricentrica rispetto anche ad un territorio, insomma, che è quello della Piana,
appunto non ha nulla che invidiare ad altre realtà, ma addirittura che diventa parigentica più di quanto lo è già. Quindi l'iniziativa assolutamente nobile, bellissima, straordinaria, che dà la possibilità a Taurianova di essere riapprezzata, rendendola ancora di più appetibile, e quindi chi viene a Taurianova poi chiaramente non può non gustare il gelato, non può non mangiare quelli che sono i dolci vostri tipici, che sono straordinari, non può realmente non respirare un'aria nuova, bella, in un clima sicuramente festoso. Quindi auguri agli amici di Taurianova e grazie a loro per quello che hanno fatto, ma a tutti coloro che a vario titolo stanno contribuendo per renderla ancora più bella e lanciare messaggi anche all'esterno. Quindi anche un grazie ad Approdo, ma a tutti gli operatori della stampa che attraverso questa iniziativa riusciranno a lanciare dei messaggi finalmente positivi che partono da Taurianova. Abbiamo i vertici della Proloco di Taurianova, il presidente e il segretario dell'associazione. Allora, hanno lavorato tutta la notte, un lavoro certosino, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta con tanti sacrifici, tante difficoltà. Le operazioni sono iniziate ieri sera verso le 7:30, sono terminate stamattina alle 7:15 e come vedete avete tutta la piazza con i bozzetti già in visione. E quindi rimarrà visibile a tutti i cittadini che vorranno venire a visitarla fino a domenica sera alle ore 22, dopodiché ci sarà lo spallamento dell'infiorata che da parte dei bambini, che li faremo correre sopra questi disegni, e quindi saranno i bambini a dare l'appuntamento all'anno prossimo. Lucio Pintaldi, da Noto a Taurianova per fare questa infiorata. Lucio Pintaldi è maestro infioratore. Quanto ci avete impiegato come tempi per la realizzazione? Soprattutto prima dell'infiorata c'è un disegno iniziale su un foglio, su un qualcosa? Sì, allora praticamente si fanno dei bozzetti preparatori, si scelgono delle opere che si vogliono realizzare, si fanno degli schizzi, poi si passa alle prove cromatiche e al disegno finale e poi si va a riportare su strada. In questo caso noi abbiamo utilizzato qui dei disegni plottati perché la pavimentazione non permetteva di fare disegni con i gessetti a terra e poi li abbiamo ricoperti con i fiori. Comunque c'è un procedimento molto lungo, un procedimento avviato con la Prologo di Taurianova nel cuore nel mese di marzo, e abbiamo lavorato per diversi mesi, loro da qui, io da Noto, e abbiamo collaborato fra virgolette sia telefonicamente in modo da poter organizzare tutto al meglio, e loro sono riusciti a fare veramente tantissimo in poco tempo, infatti veramente proprio è da farti proprio un applauso, cioè non so, delle congratulazioni, perché sono riusciti a fare veramente tanto in poco tempo. Poi li ringraziamo per l'ospitalità, per tutto quello che ci hanno dato in questi giorni. Senti, visto che tu sei un maestro infioratore, hai trovato qualche potenziale tuo allievo promettente qua? Allora, fra tutti i soci della Prologo, tutti sono stati bravissimi e ognuno nel suo piccolo è riuscito a fare veramente tanto, nonostante era la prima volta qui, perché fra l'altro c'è anche da dire una cosa, che loro sono stati a Noto per l'infiorata e mi hanno aiutato a realizzare il bozzetto che avevo a Noto, e quindi già da lì si sono approcciati un po' a questa tecnica, hanno lavorato tantissimo anche lì. E quindi diciamo già questa cosa tipo del gemellaggio fatto a Noto più l'esperienza questa qui li farà acquisire maggiore esperienza anche a loro.